Sabato prossimo taglio del nastro a Sansepolcro, verrà inaugurato il nuovo pronto soccorso dell'ospedale di zona. L'attivazione al pubblico invece avverrà nei primi giorni della prossima settimana, dopo la definitiva pulizia e sterilizzazione di impianti e locali. I cantieri di lavoro si sono aperti nel mese di febbraio per una spesa complessiva di 1.500.000 euro all'interno di un più ampio finanziamento che la Regione ha stanziato per l'ammodernamento dell'ospedale ed hanno interessato con un primo intervento il rifacimento del quadro elettrico generale, il cablaggio dell'intero ospedale, l'arrivo della banda larga per i collegamenti informatici ad alta velocità, un primo intervento sul blocco operatorio e altri propedeutici ai successivi lavori avviati lo scorso mese di luglio. Poi in 5 mesi il pronto soccorso ha cambiato completamente volto, implementando spazi usufruendo di percorsi rinnovati. Sono stati realizzati adeguati spazi di attesa, una zona triage che assegna all'utente il codice colore in riferimento alla gravità della sintomatologia clinica delle persone che si presentano, un ambulatorio per codici minori, uno spazio lavoro unico in cui sono collocati un letto per codice rosso e 2 letti per il giallo, divisi da separatori elettrici. Ogni letto è dotato di un pensile a soffitto su cui sono collocati tutti gli strumenti di monitoraggio, gas medicali e scialità per l'illuminazione, 3 stanze di osservazione breve con letto singolo, bagno e sistema di videosorveglianza, un ambulatorio per isolamento infettivi, completamente ristrutturata la camera calda per l'accesso al pronto soccorso dei pazienti barellati, con in prossimità un vano alla quale accedono a mezzo rampa le ambulanze. Al centro del pronto soccorso i locali per le funzioni di accoglienza, registrazione e prima valutazione per l'assegnazione del codice di priorità del trattamento. Tutte le apparecchiature sanitarie sono state rinnovate in implementate con nuovi apparati in grado di facilitare gli operatori nelle fasi assistenziali di pazienti anche critici. C'è poi un nuovo sistema di monitoraggio centralizzato in grado di controllare costantemente il decorso del paziente. Sono stati eseguiti lavori di ristrutturazione degli impianti di riscaldamento, condizionamento, idrici, igienici, elettrici e di rilevazione fumi e allarmi antincendio. Per quanto riguarda l'organico medico dedicato all'attività di pronto soccorso, coerentemente con il piano sanitario regionale, in accordo con il protocollo d'intesa tra la conferenza dei sindaci Valtiberina e l'azienda ASL numero 8, è stata fatta la scelta di 6 medici dell'emergenza urgenza a tempo pieno, riportando gli altri medici che ruotavano in pronto soccorso nelle loro specialità di appartenenza. Il prossimo step della ristrutturazione del nuovo ospedale di zona riguarda la nuova dialisi che verrà realizzata in un rinnovato ambiente al primo piano dell'edificio, incrementando i posti da 6 a 15 letti per emodialisi. L'inizio dei lavori nei primi mesi del 2010, intanto per sabato, inaugurazione del pronto soccorso.